La condizione ambientale standard deve essere priva di un eccesso di informazioni o distrazioni dal punto di vista visivo ed acustico, che potrebbero far cambiare l'atteggiamento posturale. La posizione ideale è quella che assumerebbe chiunque quando sta in piedi, cioè con le punte leggermente divaricate, le braccia lungo il corpo, lo sguardo fisso verso un punto di riferimento. La piattaforma stabilometrica può diventare se stessa uno strumento terapeutico, soprattutto in ambito rieducativo, perché consente di creare delle particolari condizioni di controllo posturale che servono per riabilitare le funzioni dell'equilibrio. Nel training statico con i cerchi concentrici a misura variabile e feedback acustico o visivo, il soggetto deve riuscire a rimanere, con il suo baricentro, all'interno di un cerchio di dimensioni stabilite. Ed appena il soggetto esce, un feedback acustico lo avvisa che sta oscillando troppo. Un altro sistema è quello che prevede l'uso del training dinamico con obiettivi random. Il soggetto sta immobile con i piedi e unicamente oscillando il bacino e facendo perno sulle caviglie, deve riuscire a colpire una serie di obiettivi visibili, secondo un ordine prestabilito, sullo schermo posto davanti ai suoi occhi. Il test permette di vedere la strategia posturale dinamica nel controllo di tutti i movimenti, che possono essere antero-posteriori, frontale o diagonale. Lo stabilometro non fornisce automaticamente una diagnosi eziologica, ma fornisce gli elementi indispensabili per arrivare alla valutazione patogenetica dei disturbi del paziente.